ha dei deficit di apprendimento, ha dei DSA, dei disturbi specifici di apprendimento, poi è un NET, lui è un BES, e insomma è disgrafico, è discalcolo, è dislessico, lui è dispippico, è, insomma è dis, è tutto dis, lei capisce? Non è che lui quel 4, quel 2 se l'è fatto mettere, no. Signora, guardi, c'era uno, gli ho detto, dico, guarda, ma se io, il professore di geografia, gli ha detto, dove sta Padova? Lui gli ha risposto in Serie B. Ma lei si rende conto? Atalanta è una provincia della Lombardia. Il tempo che non passa mai, la voglia di scappare, di mollare tutto. Ruba tutto quello che i ricordi possono contenere. Che i tuoi occhi possano guardare. Ora è una classe che partecipa, una classe energica, una classe che mi risponde. È soltanto da quest'aula che volete tirarvi fuori, dalla vostra strada, dalla vostra casa. Nessuno vuole spingersi oltre. Sono tutte cose che ti hanno portato a crescere. Ricordane ogni piccola sfumatura e vedrai che la porterai con te. Non posso più stare. Voglio diventare un orafo, un bravo orafo. Ma lo sapete oggi il Papa cosa ha detto durante l'omelia di Santa Marta? Siate felici, la vita è uno spettacolo. Venite a vedere lo spettacolo che porterò con me. Tratta di storie, storie di vita vissuta, di ragazzi, ragazzi con disagio giovanile forte, che abitano nelle periferie dell'esistenza umana, come dice il Papa Francesco. Persone che nonostante le loro radici a forma di croce, nonostante vivano nel fango più torbido, ciascuno di loro ha avuto l'opportunità di riscattarsi e di avere successo nella vita.